La Spagna non ha fatto in nessun modo i propri conti con la storia e con le proprie violazioni di diritti umani, come in buona sostanza non l'ha fatta l'Italia. In Italia ci sono stati quasi 100.000 morti nelle stragi nazifasciste, nelle quali i repubblichini di Salò hanno sempre collaborato con i nazisti, da Marzabotto a Stazzema, eccetera, e avevamo i nostri begli archivi armati della vergogna e non abbiamo mai affrontato, anche per una simmetria temporale di alcune decine di anni, ma non l'abbiamo mai affrontato. Cittadini scomparsi per sempre, legami cancellati, corpi dispersi, i desaparecidos. Alcuni paesi dell'America Latina hanno vissuto fino a tempi recenti sotto regimi dittatoriali spietati, capaci di annullare anche fisicamente il dissenso. A che prezzo si ricostruisce la democrazia in contesti che hanno conosciuto lacerazioni sociali così violente? È stato necessario uccidere e sterminare una generazione di lottatori sociali, una generazione di sindacalisti, una generazione di studenti, avvocati, militanti, perché evidentemente con la presenza di quella generazione instaurare il modello neoliberale non sarebbe stato possibile. Martínez de Hoz è un esponente, è morto pochi mesi fa in realtà, di una delle più importanti famiglie argentine, che avevano fatto i soldi sul mercato degli schiavi, cioè erano diventati ricchi vendendo schiavi, avevano comprato terra e qualche generazione dopo un loro esponente era diventato ministro dell'economia che ha instaurato il neoliberismo in Argentina. Gennaro Carotenuto ha raccolto per anni le testimonianze dei figli dei desaparecidos in Argentina, Cile e Uruguay. Storie esemplari che convergono nella laboriosa ricostruzione dello spirito di comunità e della democrazia di quei paesi. C'è una similitudine forte sull'umanità, sui contrasti, su forme anche di autoritarismo che sono state vissute nella storia tra il Sud Europa ed esperienze latinoamericane, ma anche oggi vorrei ricordare sui modelli economici che si possono costruire da Sud. Penso a modelli antiliberisti, penso a modelli che hanno una diffusione di economia sociale ampia, di una ridistribuzione del reddito, la voglia anche di opporsi a una globalizzazione finanziaria e capitalistica liberista e invece fondare molto di più sul nuovo umanesimo, sui diritti, sulle persone. Insomma, ci sono similitudini importanti e oggi si è discusso, secondo me, delle forme soprattutto di violenza che certe volte le forme statuali, la legalità degli stati esercitano anche nei confronti delle popolazioni e quindi il conflitto, il contrasto che ahimè c'è tra giustizia e legalità e tra giustizia e potere.